Ciao a tutti ragazzi, io sono Carlo e vi do il benvenuto in questa fantastica demo tecnologica dove andrò a farvi vedere tutte le novità che ho implementato nelle ultime release di RBR Pro. Ce ne sarà un po' per tutti i gusti, cominceremo dalla grafica per finire ai comandi vocali e vi farò vedere anche le nuove funzionalità di Navigator. Navigator è migliorato tantissimo, ho riprogettato completamente da zero alcuni algoritmi e vi farò vedere che adesso Navigator supporta anche i comandi vocali. Questo vuol dire che adesso non solo possiamo controllare RBR completamente con la nostra voce, ma possiamo addirittura scriverci le note di navigazione senza toccare la tastiera ed il mouse. Possiamo farlo totalmente a voce. Lo so, sembra fantascienza, però è tutto reale, tutto qui in RBR Pro. Prima di cominciare, però, volevo ringraziare tutti i donatori di RBR Pro perché è solo grazie alle vostre donazioni che possiamo portare avanti il progetto e fare sempre meglio. Un piccolo esempio è questo microfono che ho potuto comprare grazie alle vostre donazioni, che sicuramente contribuirà a migliorare la qualità dei tutorial e speriamo presto anche di comprare una nuova camera. Bando alle ciance, adesso andiamoci a tuffare in questa succosa panoramica. A partire dalla release 4.8, Reshade ha subito un enorme miglioramento, sia in termini di performance sia in termini di qualità. Quindi ho subito colto l'occasione per implementare in RBR Pro le nuove caratteristiche del Reshade. Ed in più ho aggiunto uno shader che implementa niente meno che l'illuminazione in ray tracing. Questo shader va in pratica a sostituire la vecchia occlusione ambientale, la quale non funzionava granché bene, andando a volte anche a creare artefatti. Naturalmente non c'è rosa senza spine, il ray tracing è abbastanza pesante in termini di FPS, ma quanto è pesante ve lo farò vedere tra un attimo e andiamo a vedere quindi cosa è cambiato nella grafica. Già dalla home page dovreste notare alcune sostanziali differenze. A fare questa differenza è in gran parte l'illuminazione in ray tracing. Infatti, come vedete, questo shader RT Global Illumination sta applicando una tecnica di illuminazione basata sul ray tracing in questo momento al gioco. Attivandolo e disattivandolo riuscite ad apprezzare la differenza che è davvero tanta e si nota nell'ombreggiatura degli alberi, dei cespugli, dell'erba, nell'ombra che gli alberi proiettano a terra e se aguzzate bene la vista riuscite anche a vedere che l'auto sta proiettando a terra un po' del colore rosso della carrozzeria, che è dovuto al fatto appunto che la luce rimbalzando sulla carrozzeria, in qualche modo viene proiettata anche a terra. Sono state comunque anche rifatte le impostazioni del bloom e dell'anti-alias. E potete vedere quanta differenza c'è con e senza il bloom. Ecco, la percezione della luce, di cui sicuramente il gioco è carente, migliora tantissimo grazie all'applicazione sia del bloom che del ray tracing. Andiamo a vedere l'impatto sul frame rate. Sicuramente l'RT Global Illumination fa una grandissima differenza nel frame rate. Vedete che praticamente dimezza l'FPS, quindi abbiamo 435-450, ok, in media, e con il ray tracing attivo il frame rate cala a 260. Quindi, naturalmente, nella visuale esterna questo impatto è maggiore, sarà minore quando siete in macchina sicuramente. Comunque, diciamo, questo qui è l'impatto del ray tracing. Per quanto riguarda il bloom, invece, qui il reshade è migliorato enormemente perché quasi non si nota perché passiamo a 450 senza e 420-430 con, quindi grandissimo miglioramento di performance qui. E stesso discorso anche per l'anti-alias,
che praticamente ci costa soltanto una manciata di FPS, perché passiamo, come vedete, da 450 a 420, ma quasi praticamente non si nota il fatto che ci sia o no. Il tone map va bene, questo è uno shader che utilizzo soltanto per la correzione della gamma e porta via una manciata di FPS, quindi sicuramente è il ray tracing qui ad impattare maggiormente sulla frame rate. Il nuovo reshade dà sicuramente il meglio di sé nei replay, dove vediamo una grande differenza rispetto a prima. Qui siamo con il reshade. Adesso vi farò vedere cosa succede senza. Ecco, qui siamo. Guardate la differenza con e senza. Veramente tantissima differenza. Devo dire, questo mi dà anche una bella soddisfazione quando vedo le vostre dirette, con questa grafica. Vi giuro, è quasi come se avessi fatto io il reshade. In realtà ho fatto soltanto le impostazioni, però è veramente bello vedere questa grafica nei vostri replay, perché il gioco è migliorato davvero tanto. Vi ricordo che stiamo parlando di RBR, che è un gioco del 2004. Questa non è grafica moderna, eppure, sembra quasi moderna. Ecco, forse soltanto le texture sono un po' a bassa risoluzione, però se solo aumentassimo il numero dei poligoni e la qualità delle texture, il risultato sarebbe davvero fantastico. E anche la modalità notturna ha subito grossi miglioramenti grazie alla realizzazione di un reshade apposta per la modalità notturna. Quindi qui siamo senza il reshade, guardate gli alberi, e qui siamo con il reshade, e è assolutamente evidente che l'illuminazione, il ray tracing qui sta contribuendo molto a scurire tutto ciò che sta intorno, rendendo così meglio l'effetto notte. Naturalmente, attenzione, io so bene che ci sono in giro tantissimi video di RBR con il reshade. Possiamo creare un'impostazione per ciascuno stage, ottenere degli effetti scenografici fantastici. Possiamo tranquillamente creare qualsiasi effetto scenografico per far sembrare fantastico un replay. Questo però non è utilizzare bene il reshade, ma è utilizzarlo ad hoc, cioè utilizzarlo per migliorare l'effetto scenografico su un particolare stage. E questo non è l'obiettivo di RBR Pro. Questo è tutto per quanto riguarda la grafica. Passiamo adesso a vedere una funzionalità che mi rende particolarmente orgoglioso, dato che ho dedicato tanto tempo ad implementarla, che sono i comandi vocali, prima nel manager e in seguito successivamente vedremo come vengono utilizzati in Navigator per scrivere le pace notes completamente a voce. Quindi ci basta cliccare su questo interruttore per attivare i comandi vocali e adesso siamo pronti a dare alcuni comandi, come ad esempio go to calendar, go to cars, go to stages, install all, go to calendar, start the event one. RBR Pro is starting. Tell me the password. 6721. E ora tutto il mondo sa la password. Don't understand. Ok. Down by 2. Up by 2. Down by 5. Down. Ok. Up. Ok. Down by 4. Ok. Down by 2. Ok. Funziona così.
down by 2. Okay. Okay. Down. Next. Next. Previous. 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 Next. Down. Set up. Down by 4. Okay. Okay. Next. Back. Down by 3. Okay. Okay. Increase by 10. Decrease by 5. Back. Back. Down. Okay. Up by 2. And okay. That's it. Naturalmente tutto questo possiamo farlo anche in italiano. Comandi vocali abilitati. Vai al calendario, vai alle auto, vai agli stage, vai al calendario, avvia evento 1. Sto avviando RBR Pro. Perfetto. E intanto dimmi la password. 6721. Bene. Ok. Ok. Giù di 4. Giù di 2. Su di 3. Giù di 3. Ok. Su. Ok. Giù di 4. Ok. Ok. Indietro e così via. E siamo adesso in Navigator. Bene, se nel manager il riconoscimento vocale è relativamente semplice, perché si tratta semplicemente di riconoscere un comando vocale ed eseguirlo, beh, qui invece l'intelligenza che sta dietro al tutto è molta di più, perché abbiamo a disposizione un sistema potentissimo di riconoscimento con il quale non solo possiamo editare e modificare note, ma possiamo addirittura farlo mentre siamo sul posto, cioè mentre siamo sullo stage, siamo in macchina e facciamo le note dettandole al nostro co-driver virtuale, esattamente come accade nella realtà. Bene, prima di andare in pista vediamo però come Navigator riesce a riconoscere alcuni semplici comandi, come ad esempio quello di leggerci la nota selezionata. Quindi selezioniamo la nota con il mouse e diciamo: leggila. Al segnale sinistra 2, non tagliare. Leggila. Accenno destro. Nota successiva. Nota 7. Nota successiva. Nota 8. Nota precedente. Nota 7. Leggila. Sinistra 3, stai all'interno. Quindi abbiamo visto come spostare la nota selezionata e farci leggere la nota corrente. Vediamo qualche altro comando. Cancella nota. Ok. Cancella nota. Ok. Pulisci. Ok. Ecco, il comando pulisci serve a cancellare tutte le personalizzazioni che abbiamo fatto sulla nota. Ovvero, voi sapete che in Navigator il colore verde indica tutto ciò che è stato inserito dall'utente, mentre il bianco indica ciò che è stato generato dal programma. Quindi, quando vogliamo eliminare tutte le aggiunte dell'utente ad una certa nota, la selezioniamo e poi diamo il comando pulisci. Vediamo adesso come modificare una chiamata. Comandi vocali abilitati. Cambia intornante destro. Fatto. Cambia intornante sinistro. Fatto. Cambia in curva 90 destra. Fatto. Cambia in sinistra 3. Fatto. Cambia in destra 4. Fatto. Non ho capito. Cambia in destra 4, diventa 2. Fatto. Cambia in destra 3, apre 5. Fatto. Aggiungi molla. Fatto. Premetti alla casa. Fatto. Premetti doppia attenzione. Fatto. Pulisci.
Ok. Premetti doppia attenzione alla casa, stacca. Fatto. Leggila. Doppia attenzione alla casa, stacca. Destra 3. Ok. Naturalmente, se io selezionassi un co-driver in inglese, come ad esempio Leo Capewell, con i comandi vocali in italiano ci sarebbe una traduzione automatica in inglese. Ad esempio, io potrei aggiungere un doppio attenzione dicendolo in italiano e la nota mi verrebbe scritta e letta in inglese, naturalmente. Quindi facciamo una prova. Pulisci, Ok. aggiungi doppia attenzione, Fatto. leggila. Two left, double caution. Double caution, che è in inglese doppia attenzione. Oppure posso aggiungere un molla, che in inglese sarà probabilmente slow down, sentiamolo. Premetti molla, Fatto. leggila. Slow down, two left, double caution. Slow down to left, double caution, esattamente. Posso parlare in pratica in una qualsiasi lingua ed avere la traduzione automatica nella lingua e nella notazione del co-driver che sto utilizzando. E siamo arrivati al fatidico momento della prova su pista. Adesso simuleremo una sessione in cui andremo a fare delle note da zero su uno stage, dettando le note al co-driver un po' come succederebbe nella realtà. Per dettare le note al nostro copilota utilizzeremo alcuni comandi come inizia curva, scrivi nota successiva, nota precedente che abbiamo già visto e poi cambia in, aggiungi e così via. Sostanzialmente quando entriamo in una curva dobbiamo dire nuova curva o inizio curva, mentre quando usciamo, quindi vogliamo scrivere la nota, abbiamo deciso la difficoltà e dovremo dire scrivi seguito dalla nota. Quindi per esempio scrivi destra 3, scrivi curva 90 destra e potremmo anche aggiungere, cioè complicare la nota. Per esempio possiamo dire scrivi doppia attenzione curva a 90 destra oppure scrivi molla tornantino sinistro o scrivi alla casa molla in versione destra, per esempio. Nuova sessione. Ok, siamo pronti per una nuova sessione. Puoi dire inizia curva per inserire una nuova curva. Inizia curva. Ok, nuova curva da qui. Scrivi sinistra 3 meno. Ok, la nuova curva è di 58 metri. Leggila. Sinistra 3, meno. Inizia curva. Ok, nuova curva da qui. Scrivi al segnale sinistra 2, non tagliare. Ok, la nuova curva è di 27 metri. Leggila. Al segnale sinistra 2, non tagliare. Inizia curva. Ok, nuova curva da qui. Scrivi accenno destro. Ok, la nuova curva è di 33 metri. Leggila. Accenno destro. Inizia curva. Ok, nuova curva da qui. Scrivi sinistra 5, taglia. Ok, la nuova curva è di 84 metri. Leggila. Taglia sinistra 5. Inizia curva. Ok, nuova curva da qui. Ok, Scrivi accenno destro. la nuova curva è di 46 metri. Inizia curva. Ok, nuova curva da qui. Scrivi sinistra 3, stai all'interno. Ok, la nuova curva è di 93 metri. Leggila. Sinistra 3, stai all'interno. Inizia curva. Ok, nuova curva da qui. Scrivi accenno destro, occhio scivola. Ok, la nuova curva è di 55 metri. Leggila. Accenno destro, occhio scivola.
Inizia curva. Ok, nuova curva da qui. Scrivi al blu, curva 90 a destra. Ok, la nuova curva è di 25 metri. Inizia curva. Ok, nuova curva da qui. Scrivi sinistra 3. Ok, la nuova curva è di 105 metri. E così via. Disabilità comandi vocali. Comandi vocali disabilitati. Come avete visto, mentre dettavo le note, non ho mai dettato distanze oppure congiunzioni perché a questo ci pensa il programma in automatico. Infatti, vedete che ha aggiunto tutte le distanze, 100 metri, 100 metri, 70 metri, tutte le distanze tra le curve e le congiunzioni corrette a seconda della distanza tra queste. Quindi è una grossa semplificazione perché vuol dire che noi possiamo concentrarci soltanto sulle curve senza pensare ai dettagli. E adesso andremo a fare la stessa cosa, però dettando in inglese. Center view. Done. Start new session. Okay. We are ready for a new session. You can say start corner to insert a new corner. Start corner. Okay. New corner from here. Right, three left minus. Okay. The new corner is 62 meters. Read it, please. Three left, slow. New corner. Okay, new corner from here. Right, assigned to left, don't cut. Okay, the new corner is 22 meters. Read it. Assigned to left, don't cut. Start corner. Okay. New corner from here. Right, slight right. Okay, the new corner is 34 meters. Read it. Slight right. New corner. Okay, new corner from here. Right, five left cut. Okay, the new corner is 86 meters. Read it. Five left cut. New corner. Okay, new corner from here. Right, slight right. Okay, the new corner is 56 meters. Read it. Slight right. New corner. Okay, new corner from here. Right, three left, stay in. Okay, the new corner is 82 meters. Read it. Three left, keep in. New corner. Okay, new corner from here. Right, slight right, caution slippy. Okay, the new corner is 75 meters. Read it. Slight right, caution slippy. New corner. Okay, new corner from here. Right, square right. Okay, the new corner is 37 meters. Prefix at blue. Done. Read it. At blue, square right. And that's it. Vi potreste chiedere come fai se devi toglierti il visore e magari devi guardare sullo schermo per vedere se è tutto corretto. Bene, posso fare ok. E riprendo il gioco e poi quando voglio uscire e guardare la finestra di Navigator dico exit e vado a dare a sbirciare un po' cosa sta succedendo lì. In questo modo, se padroneggiate bene i comandi vocali, potrete fare le note senza mai toccare né il mouse né la tastiera.
Ed è una grande, grandissima cosa, soprattutto per chi gioca in VR e vuole avere le mani libere. Ed è una cosa non solo realistica, ma velocizza enormemente la creazione delle note. Bene, non potevo non chiudere questa carrellata con due nuove funzionalità che ho aggiunto a Aiko Driver Navigator, che sono qualcosa che molti aspettavano da tantissimo tempo. E mi ricordo che quando facevo dashboard, molti mi chiedevano: puoi aggiungere sulla dashboard la distanza rimanente al traguardo oppure il delta rispetto al mio miglior giro, eccetera, eccetera. Bene, queste richieste erano motivate dal fatto che non era immaginabile all'epoca avere un copilota che ti dicesse a voce il delta oppure la distanza mancante. Adesso invece queste cose sono diventate realtà grazie a Navigator. In altre parole, abbiamo a disposizione una nuova chiamata che possiamo aggiungere dove vogliamo. Supponiamo che, per esempio, abbiamo un lungo rettilineo e qui vogliamo farci dire dal copilota quanto manca alla fine. Bene, allora possiamo inserire la chiamata distanza al traguardo e questa chiamata farà in modo che il copilota ci dica in quel punto quanto manca al traguardo in chilometri, quindi vi dirà 3 km alla fine, 2 km alla fine e così via. Stessa cosa per quanto riguarda il delta. Quindi abbiamo a disposizione una nuova chiamata delta che fa in modo che in quel punto il copilota vi dica di quanti secondi state andando meglio o peggio rispetto al vostro best. E come fa Navigator a sapere qual è il vostro best? Questo è possibile grazie a un nuovo add-on che in questo momento non ho visualizzato, ma si chiama semplicemente Telemetry Recorder. Questo add-on registra la telemetria mentre voi giocate e la salva una volta arrivati alla fine. Di conseguenza, Navigator può sfruttare le telemetrie salvate dal Telemetry Recorder e andare a confrontare la vostra prestazione rispetto al miglior tempo salvato. Vi farò vedere adesso un esempio di tutto questo. Purtroppo non mi è possibile farvelo vedere anche in inglese, dato che al momento soltanto il mio co-driver in italiano supporta queste funzionalità. Allora, qui siamo sullo stage Berica e come vedete qui ho aggiunto alcune chiamate di delta e di distanza alla fine. Quindi la distanza alla fine, diciamo, la troviamo molto avanti, ecco, distanza al traguardo, perché questo è uno stage molto lungo e quindi soltanto dopo la metà, diciamo, comincia a essere utile sapere quanto manca al traguardo. Quindi vedremo che a un certo punto il co-driver ci dirà meglio di 2 oppure peggio di 1 per farci sapere come stiamo andando. Sinistra 4, stai a destra, occhio, destra 3, dosso 70, destra 4, in sinistra 3, in destra 3, dosso, stai a destra 70, meglio di 1, sinistra 3, in destra 3, in sinistra 5. In sinistra 4, dosso, 170, 4 km alla fine, sinistra 5, in destra 4, due tempi, in sinistra 3. Oltre alle nuove chiamate, i miglioramenti di Navigator nelle ultime release sono davvero notevoli. Pensate che adesso l'algoritmo che calcola i punti di chiamata è in grado di tenere conto non solo delle velocità di percorrenza nelle curve, ma anche per esempio della presenza di dossi, di guadi, di chicane, di ostacoli che rallentano e che sicuramente, diciamo, se non considerati, andrebbero a causare un cattivo posizionamento delle chiamate del copilota. Adesso Navigator è in grado di tener conto
conto di tutto questo e quindi ad esempio vi lascia molto più respiro nei tornanti, nelle curve lente, senza andare ad anticipare eccessivamente le chiamate come faceva nelle beta release. Quindi sono anche felice di annunciare la data ufficiale di rilascio di Navigator, ci sarà la release finale e la fase di beta si considera definitivamente conclusa. In conclusione, ragazzi, io in questa carrellata ho voluto soltanto concentrarmi sulle novità principali di RBR Pro, però le cose che ci sarebbero da dire sono tantissime e le cose che stanno bollendo in pentola anche sono molte. Per esempio, abbiamo la notizia che l'anno prossimo ospiteremo il campionato francese FFSA a cura del team Corsica Sim Racing. Sarà un campionato aperto anche ai piloti stranieri che prenderanno stelle, ma non ovviamente punti, e sarà un campionato a premi, come probabilmente tutti i campionati che faremo l'anno prossimo, ci sarà qualcosa comunque in palio. Naturalmente non parliamo di somme di denaro, ma però comunque si tratterà di premi simpatici da vincere, cose che sicuramente faranno gola a voi appassionati. Quindi ragazzi, grazie di avermi seguito, spero che questa carrellata vi sia piaciuta, magari lasciate un like e magari iscrivetevi anche al canale. Ciao ciao da Carlo!